ma lei ci pensa che devo morire. E io so che ci penso che devo morire. Sì. E voi vorreste sapere come mi preparo? Facendo il mio dovere di frate. Lavorando, pregando, quando mi stanco mi siedo. E quando ho sonno vado a dormire. Cioè la vita, nulla di straordinario, nulla di straordinario. Bene, penso pure che un giorno sarà anche l'ultimo per me, penso che sarei uno scemo se non pensassi a questo, un giorno sarà anche l'ultimo per me. E che cosa mi immagino? Mi immagino come potrebbe essere la mia fine. E penso che sarà così come quando sono nato. Mi spiego. Quando sono nato, mia madre mi ha messa nella culla, come è stato anche con voi, mi ha messa nella culla. E poi, dopo un poco, ho aperto gli occhi, gli occhietti. Che cosa ho visto che mi è rimasto impresso? Di rimpetto alla culla, sulla parete, c'era e c'è ancora un quadro della Madonna. Io, bambino piccolo proprio, ho aperto gli occhi e ho visto questa Madonna che mi è rimasta impresso, mi è rimasta dentro, perché per tutta la fanciullezza io ho avuto sempre questo quadro della Madonna. E poi fatto grande, sono sempre vissuto con l'amore a Maria Santissima e oggi gioco di fantasia e mi immagino di bussare alla porta del cielo e certamente mi apriranno la porta anche per vedere chi è che bussa. E io sono sicuro che troverò non l'immagine del quadro, ma la Madonna che mi aspetta, perché io l'ho sempre amata e adesso mi aspetta dietro la porta e mi prenderà per mano, magari insieme a San Pio, e mi porterà davanti al trono di Dio. E dirà, Padre, è mio figlio, amalo come ami me.